Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video estivo. Io sono Xuder e oggi ragazzi voglio fare il primo di 10 video, 10 quanti sono i giorni che sarò in vacanza, dedicati alle strategie di utilizzo del nostro meraviglioso, fantastico, eccezionale Ogrider. Eccolo qua ragazzi. Questo è il deck che vi voglio proporre nel video di oggi. Come vedete è composto ovviamente dal nostro push principale, l'Ogrider, il domatore di cinghiali, spirito del ghiaccio e mago di ghiaccio. I brividi già a vederli così. Tornado, boia, che sono una combo a sé che può essere usata principalmente, che deve essere usata, mangi i capelli, principalmente in difesa e poi per una consecutiva ripartenza. Fulmine e tronco, che sono due carte jolly, diciamo, possono essere molto versatili. Le usate nel tronco in attacco per tirare giù le orde o le gang, o in difesa per lo stesso motivo. Il fulmine è proprio il super jolly, e il caballeros alla fine, ragazzi, caballeros alla fine, che serve proprio per tappare quel buco lì che mancava nel deck. Andiamo quindi subito a vedere il deck in azione, ragazzi. Arena 11, Lega 1, vediamo un pochettino. È appena ricominciata la stagione, non è che sono basso i trofei così, è appena cominciata la stagione. Allora, siamo contro Jay Caesar dei Salvadorenos. Andiamo subito con un boia, ragazzi, vediamo come si comporta questo nostro boia. Stessa mossa anche per lui, se non che il suo boia abbia un livello più alto del nostro, livello 5 contro livello 6. Molto larghi con lo stregone di ghiaccio. Lui gioca invece il cavaliere, va anche di fireball. Noi lasciamo pure entrare il mago di ghiaccio, è ancora easy safe. E adesso andiamo a fare la prima combo, che è quella di tronco, cavaliere e spirito del ghiaccio. Peccato che lo spirito del ghiaccio avrei dovuto usarlo leggermente più veloce. Ogrider che riesce a fare un po' di danni, a portare a 1716 la mia torre. Proviamo a ripartire noi, ragazzi. Proviamo a ripartire noi. Bene gli arcieri, bene gli arcieri. Adesso vanno sull'Ogrider, dovrebbe pensare. Peccato anche il Vortex a disposizione del nostro avversario, ma un boia full vita a livello 5 che va sulla torre, purtroppo colpito dal cavaliere, riesce comunque a tirare due legnate. Stregone di ghiaccio lo giochiamo ancora molto molto largo. Il cavaliere purtroppo non viene impensierito da questa truppa, può andare a dare ben 2-3 fendenti alla nostra torre. Lasciamo andare il mago e andiamo dietro con lo spiritino del ghiaccio. Caballeros glielo giochiamo invece subito dietro. Andiamo con il boia. Bene così, che lui gioca l'Ogrider. Credo che sia una truppa abbastanza persa. E facciamo così, vediamo cosa succede. Dovrebbe giocare il Vortex. Gioca gli arcieri, vediamo se ha spazio per il Vortex. No, gioca tutto tranne che il Vortex. Il mio suino riesce a dargli una legnata. Lui ha ancora in mano il Vortex. Gli arcieri si salvano dalla giocata. Potrei giocare in questo momento un tronco, così va a togliere gli arcieri e possiamo anche frecciarli senza problemi. Peccato che il tronco non riesce ad arrivare proprio fino alla sua torre. Riapriamo con il mago di ghiaccio. Lui apre con un caballeros molto arretrato. Glielo metto davanti anche io. Adesso andiamo a fermarlo un attimo con il Vortex. Va bene lo stesso, va bene lo stesso. E gioco io il mio suino. Gli metto dietro lo spiritino del ghiaccio. Lui gioca un tornado leggermente storto. Quindi posso andare a mettere il secondo boia molto largo, che va sul suo boia a livello 6. Dovrebbe avere la meglio. Secondo mago di ghiaccio dietro. Arcieri al 13. Riescono ad essere tirati giù dal boia. Quindi lui gioca la fireball. Io vado di nuovo con il caballeros e gli metto davanti l'Ogrider. Qua è solo questione di attesa. Lui al il Vortex ancora lo gioca molto bene. Cerchiamo di far ciclare il nostro successivo Ogrider. Non è ancora finita, ragazzi, non è ancora finito. Lui ha solamente la fireball come attacco dalla distanza, quindi è costretto a giocare quella. Io farei ripartire di nuovo l'Ogrider. Bene con il Vortex, viene preso l'Ogrider, entra ma sguscia via, ragazzi, sguscia via. Gliene dà una, gliene dà due e con il fulmine chiudiamo la partita, ragazzi. Deck molto molto interessante da giocare nella Lega. Ti può portare fino ai 4700 trofei.
ho visto il giocatore che l'ha usato essere arrivato a 4700 trofei con questo deck. Beh ragazzi, io spero che questo primo video sulle strategie dello Grider vi sia piaciuto. Vi ricordo, anche se c'è la pergamena di là, fatta apposta, di lasciare un bel like se vi è piaciuto il video e di iscrivervi al canale. Vi ricordo che dal 9 settembre, 8-9 settembre, ricominceranno normalmente le live, qualora non riuscissi a farle durante i giorni in cui sono in vacanza. Questi sono video preregistrati ovviamente e mi porto avanti. Io vi ringrazio a tutti per aver guardato ragazzi e noi ci vediamo domani. Ciao!